Con un naso bordeaux vi do il benvenuto sul canale. Oggi facciamo le tre versioni del tè freddo, le tre classiche versioni, quindi alla pesca, al limone e verde. Lo aromatizziamo anche quello verde per renderlo bello fresco, bello speciale. E poi ho pensato che poteva essere proprio un'idea proporlo, visto che adesso comincia a fare caldo e siamo proprio in estate, è ufficiale. Non serve neanche che io lo dica, ovviamente questi tè freddi fatti in casa sono molto più genuini rispetto a quelli commerciali. Qua abbiamo proprio la frutta, si percepisce anche. Ok, basta, andiamo. Per fare quello alla pesca servono, che è il primo, no? Servono tre pesche belle mature, belle dolci, buone, perché così almeno anche il vostro tè sarà delizioso. Vedete quanto sono mature? Sono proprio morbidissime, ma va benone, eh? E verso nella pentola, zucchero. Una volta raggiunto il bollore facciamo cuocere per circa 3 minuti. Verso mezzo litro di acqua fredda. Immergiamo 3 bustine di tè, quello nero andrà benissimo. Ok, anche qua ci siamo. Lasciamo in infusione per circa 15 minuti, anche perché l'acqua è abbastanza calda ma non caldissima. E poi lasciamo, anzi prima togliamo le bustine e poi lasciamo raffreddare completamente in frigo. Allora nel frattempo lo facciamo al limone. Mi raccomando, limoni non trattati o addirittura biologici. Se sono grandi va bene anche solo un limone, se sono piccoli due. Invece nel mio caso, visto che sono medi, ne uso uno e mezzo. Con il pelapatate preleviamo la scorza di limone, vedete che poca parte bianca, così almeno non risulta amara la preparazione. Adesso il succo, acqua, scorza di limone, il succo, 5 o anche 6 cucchiai di zucchero, visto che qua abbiamo anche il succo di limone che è abbastanza acido. E poi anche in questo caso, appena l'acqua arriva al bollore, facciamo cuocere per circa 3 minuti. Acqua fredda, 3 bustine di tè, stessa cosa anche qua, attendiamo 15 minuti, poi togliamo le bustine e facciamo raffreddare in frigo. Magari prima di metterlo in frigo fatele un po' danzare le bustine, così. Sono qua nell'orto perché adesso prendo la menta. Mamma mia che faccia untuosa. Guarda che mi metto all'ombra che sembra che... Ecco qua, la perfezione. Sì, convinto. Prendo la menta per il tè verde. Me ne servono poche foglie in realtà. Aggiungiamo anche un lime che gli darà quel gusto fresco, no? Quasi da mojito. Stesso passaggio del tè al limone, quindi togliamo la buccia al lime cercando di prelevare meno parte bianca possibile, quindi andate un po' delicati. Succo, il lime, c'è la scorza. E anche qua facciamo bollire 3 minuti e ci siamo. Nell'acqua fredda aggiungo circa 10 foglie di menta e le 3 bustine di tè, ovviamente in questo caso tè verde. Ogni tanto facciamo danzare le bustine, poi dopo 15 minuti le rimuoviamo e facciamo raffreddare in frigo completamente. Parto con quello verde, ovviamente potreste filtrarlo prima in una brocca per comodità. Poi il limone. E alla fine pesca. Ovviamente qua fettina di limone. Fettina di pesca, bella croccante. E qui andiamo con un po' di menta e una fettina sottile di lime. Ci siamo. Adesso mi rilasso. Ciao. E assaggiamo queste tre meraviglie. Pesca dolce ma ovviamente non stucchevole, fresco, si sente un sacco il frutto. Il limone è il mio preferito, soprattutto agrumato, si sente tanto che, cioè si sente che c'è dentro la scorza, si sente l'agrume, il profumo. Andiamo col verde, qua andiamo su qualcosa di fresco e
delicato. Questo qua è quello che probabilmente ti disseta di più. Far sfegatati dall'estate a te, mi dispiace dirvelo, la verità fa male, lo so, però questi qua sono più buoni. Mi raccomando, provateli e taggandomi su Instagram e su Facebook ho la possibilità di vedere ciò che avete fatto, quindi insomma mi farebbe molto piacere. Vi lascio qua altri due video, se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale. Invece qua c'è il collegamento col blog per vedere le ricette scritte. Ci vediamo giovedì con un nuovo video.